La Procura della Repubblica di Roma ha avviato un'indagine sulla morte di Alessio Sconza, deceduto nella notte del 29 marzo nella propria abitazione dopo essere tornato dall'ospedale, dove si era recato per forti dolori al braccio sinistro e al torace. È prevista un'autopsia presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma al fine di chiarire le circostanze del decesso. La famiglia di Alessio, assistita dall'avvocato Domenico Di Tullio, vuole comprendere quanto accaduto, capire se il suo decesso sia stato causato da un infarto o se ci fosse la possibilità di salvarlo, nonostante non risultino particolari patologie pregresse. La mattina del 28 marzo, Alessio si è svegliato con forti dolori al braccio sinistro e al torace che non accennavano diminuire. Preoccupato, si è rivolto al medico di base, il quale gli ha consigliato di recarsi al pronto soccorso. Dopo essere stato visitato a Villa San Pietro nel pomeriggio, gli è stato assegnato un codice bianco e rilasciato. Tuttavia il dolore persisteva. Intorno alle 3 del mattino le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, culminando nel decesso nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico intervenuto dopo la chiamata dell'ambulanza. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio hanno ascoltato i familiari mentre, su richiesta della procura, il referto medico è stato sequestrato.